Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel nostro canale. Io sono Daniele. Io sono Anna. E oggi trattiamo di un argomento particolare. Abbiamo deciso di partire con questo video che sarà un po' diverso dagli altri che abbiamo fatto fino ad ora, perché con questo video inaugureremo una nuova serie che tratterà principalmente di un tema, ovvero noi, essendo rievocatori, ci siamo sempre chiesti come potevano queste persone realmente nel Medioevo affrontare i problemi di tutti i giorni, da quelli più banali a quelli un po' più seri. Quindi abbiamo deciso di fare esattamente questo: risolvere dei problemi come se fossimo nel 1200. Quindi con questo primo video affronteremo un tema molto importante. Nel nostro primo video affronteremo il tema dell'accensione del fuoco. Per quale motivo? Perché con il fuoco si possono cucinare alimenti, ci si può scaldare e potrebbe succedere, magari per tantissime evenienze, doverlo accendere anche fuori. Per cui vedremo con dei mezzi dell'epoca come poteva essere acceso. Per accendere il fuoco abbiamo bisogno ovviamente del nostro kit. Quindi abbiamo un fungo, questo in gergo si chiama Fomes fomentarius e permette di prendere le scintille in una maniera molto facile. Addirittura con la pirite, proprio con le due pietre, la piccolissima scintilla che si genera permette comunque di creare dei carboni e di accendere un nido di erba secca. Poi abbiamo del cotone carbonizzato, poi magari più in là faremo vedere come si fa. Ora, non sappiamo se il cotone carbonizzato venisse utilizzato. È una metodica utilizzata nei secoli successivi, però la tecnica insieme al fungo è praticamente uguale. Ora, siccome di fungo non ne abbiamo tanto, andiamo ad utilizzare il cotone. Tanto comunque, ripeto, la tecnica è praticamente uguale. Come si accende il fuoco? Noi prendiamo semplicemente un pezzo di cotone, uno a caso proprio, così, e prendiamo il nostro acciarino. Andiamo a posizionare il cotone al di sotto dell'acciarino. Va bene anche sopra, tanto la scintilla che si fa generare è comunque anche abbastanza forte. E poi andiamo con un pezzo di selce, andiamo a battere fino a che non cominciamo a vedere delle scintille. Ok, ecco qua. Ora ve lo faccio anche vedere da vicino. Ecco qui, e andiamo a posizionare all'interno del nostro nido di erba secca il cotone carbonizzato. In questo momento andiamo a soffiare. Ed ecco qua il fuoco. Ora, andando a mettere ovviamente i legni di sopra, noi abbiamo un fuoco che ci permette di scaldarci. Detto questo, ora noi spegniamo il nostro fuoco. Ecco qua. Dopo andremo anche a versarci dell'acqua fredda sopra. E non ci resta che concludere il video qua, perché effettivamente l'esperimento è riuscito. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!